violenza. Inizio con il farvi una domanda che per alcuni potrebbe sembrare un po' scontata. Cos'è per voi la violenza? Intanto che ci pensate, vi presento Flavia. Alcuni di voi l'avranno sicuramente vista in TV o sui social per essere una delle primissime persone in Italia a parlare apertamente di bullismo e cyberbullismo, in quanto vittima di entrambe le forme di vessazione. Per chi ancora non lo sapesse, il cyberbullismo, come suggerisce la parola, è il bullismo compiuto telematicamente sui social o più in generale attraverso internet e le piattaforme digitali. Questo consente ai bulli, in alcuni casi, di agire nell'anonimato e di aumentare la potenza delle loro azioni, grazie alla collaborazione più o meno consapevole di tutti quelli che interagiscono, diffondono o semplicemente guardano in silenzio quello che viene fatto alla vittima. Qualche tempo fa vi dissi che internet ci dà un potere enorme, ed è vero, personalmente mi ha dato tanto ed è proprio per questo che nel mio piccolo ho deciso di sfruttarlo per migliorarlo. Quindi ho voluto conoscere Flavia per parlare di internet dal suo punto di vista, che ho proprio l'impressione che sia molto diverso dal mio. Perché lei è una di quelle che ce l'ha fatta, è una di quelle che ne è uscita. Ma perché lei sì, mentre tanti altri fanno fatica? Per rispondere forse è importante conoscere un po' la sua storia, così da capire quali sono i punti in comune con altre persone che soffrono di questi fenomeni. Per questo faremo un viaggio nelle fasi della vita di Flavia, dalla sua adolescenza ad oggi. Poi ho scoperto che in questo giorno di sciopero dei trasporti ci serviva un mezzo che permettesse di girare liberamente nel traffico senza inquinare. Perché senza inquinare? Perché se vogliamo costruire un mondo migliore dobbiamo almeno partire dalle basi, dai! Giusto, no? Per fortuna qui a scuola.net abbiamo la macchina perfetta. La Citroen Ami, la nostra compagna di viaggio per Rispettami, l'iniziativa che Citroen Italia ha lanciato in collaborazione con scuola.net per contribuire a combattere il bullismo in ambito scolastico. Andiamo. Ciao. Ciao. Come stai? Tutto bene, tu? Male. Allora, raccontami tutto, come è iniziata? È iniziato che a 8 anni io venivo presa in giro perché ero un po' più grossa rispetto ai miei compagni di classe, quindi ero un po' più alta, ma ero proprio un po' più robusta, perché soffrivo di obesità. C'era un ragazzino in particolare che mi aveva preso proprio di mira. Questo ragazzino si accaniva in maniera particolare su di me, sui miei oggetti, e spesso e volentieri comunque mi ritrovavo a dover ricomprare le cose perché me le rompeva, oppure alla ricreazione mi pistava di botte. Quindi questa è la tua scuola? La mia classe era quella. Comunque anche in altri ambiti, sia alle superiori ma comunque in altri gruppi, questo tipo di bullismo, ma anche poi la violenza fisica, sono tutte... comunque tutte branche della stessa violenza, perché se ci pensi, anche non invitarti alle feste a scuola è una forma di bullismo. Ignorarti quando chiedi i compiti è una forma di bullismo. Qui Flavia mi ha fatto capire che a volte violenza e passività hanno la stessa definizione. E perché non hai raccontato prima la storia? Perché io mi sentivo in difetto, pensavo... che alla fine quello che mi dicevano era vero. Non davo retta a quello che mi dicevano. Però poi, a furia di sentirmelo dire tutti i giorni, no, da parecchie persone, ho iniziato a crederci. E quindi anche parlarne poi con i miei è stato un po' più difficile. Dopo siamo tornati nella Citroen Ami perché Flavia ha promesso di portarmi in un posto molto importante per lei. È la panchina dove mi siedo di solito, lo facevo anche prima, quando faccio le passeggiate qui nel quartiere perché c'è tanto verde. Arrivo di solito da qui e prima di tornare a casa e quindi chiudere il cerchio mi siedo qua, mi riposo, guardo il verde. Qual è stato il momento che ti ha convinto a raccontare tutto? Il momento preciso è un venerdì di aprile del 2015. Te lo ricordi molto bene. Sì, come se fosse ieri. Io ero in terzo liceo e con la mia classe siamo andati a un incontro della Polizia di Stato proprio dedicato al cyberbullismo. C'era la mamma di Andrea Spezzacatena, ci ha raccontato la storia del figlio. Il figlio che è stato umiliato, che è stato vessato, che è stato bullizzato e cyberbullizzato e che un giorno ha deciso di togliersi la vita. La storia di Andrea e la mia non erano molto diverse perché entrambi abbiamo sofferto tanto, ci abbiamo preso tante botte, tanti insulti, però lui non c'è più
e la racconta la mamma. Io sto qui, che posso fare? Cosa pensi di dire ai ragazzi che come te sono stati vittime di cyberbullismo e bullismo o che sono ancora vittime di bullismo o cyberbullismo? Sicuramente direi loro che c'è una legge che li tutela, cosa che quando sono stata vittima io non c'era. Secondo me siamo tutti pezzettini tipo del puzzle. Siamo a modo nostro tutti fondamentali e non dobbiamo perdere questa unicità perché qualcuno scavalca il limite. Conoscere la storia di Flavia mi ha davvero scosso, perché su questi temi crediamo sempre di saperne abbastanza e di sapere come difenderci, cosa fare e con chi parlarne, ma non è così, non lo è quasi mai. Quindi aspetti all'infinito che alcune situazioni passino semplicemente da sole, ma non è mai così. E queste in un'età così critica possono essere pericolosissime, perché ci sentiamo in trappola. Ma è importante sapere che esistono delle alternative. Il referente per il bullismo e cyberbullismo della tua scuola, ad esempio. Ma anche semplicemente i tuoi genitori, degli amici, un professore di cui ti fidi, anche le autorità. Si può segnalare un bullo alle forze dell'ordine e questo non vuol dire sporcargli la fedina penale. Perché esiste l'ammonimento, ovvero una sorta di cartellino giallo che il questore mostra al bullo prima di arrivare a quello rosso. E se qualcuno pubblica sui social un qualche contenuto lesivo per te, si può segnalare al gestore della piattaforma e richiedere l'intervento del garante della privacy, se il contenuto non viene rimosso. Ma la cosa che più vi deve rasserenare è che quando queste cose sono successe a Flavia non c'erano tutti questi strumenti. Oggi c'è una legge per il contrasto al bullismo e cyberbullismo. Flavia aveva tutte le ragioni per sentirsi sconfitta, per arrendersi a tutte quelle cose schifose indirizzate a lei. Eppure eccola qui, col sorriso e una vita ricca e soddisfacente. Un po' come la nostra compagna di viaggio, anche lei è stata vittima di body shaming. Fa strano dire così di una macchina, però è questo quello che è accaduto. L'hanno presa di mira online per via delle sue forme anticonvenzionali. Eppure chi prendeva in giro l'aspetto non aveva capito che grazie a queste, oggi, molti adolescenti possono accedere alla mobilità individuale e sostenibile ad un prezzo accessibile. E oggi infatti è un bestseller. Insomma, dal bullismo si può uscire. Che tu stia vivendo o anche semplicemente stia assistendo a situazioni simili, la cosa giusta da fare è sempre quella di parlarne con qualcuno. Violenza e passività in alcuni casi sono due facce della stessa medaglia. E se vuoi un mondo migliore, che sia reale o digitale, hai il potere di migliorarlo. Proprio per contrastare il bullismo e il cyberbullismo è nato Rispettami, il progetto di Sitro in Italia che in collaborazione con scuola.net punta a sensibilizzare su queste tematiche. Quindi se ne dovessi avere bisogno o semplicemente vuoi approfondire il tema, ti lascio un link in descrizione. Ma cosa diresti oggi a tutte quelle persone che ti hanno bullizzata e cyberbullizzata? Ormai sono passati così tanti anni che gli direi che va bene così. Va bene così.